È assurdo che con errori VAR clamorosi che hanno penalizzato ogni squadra si avvicinasse al primo posto in classifica e hanno aiutato palesemente con 6 rigori in 12 giornate l'Inter, avendo addirittura negato alle squadre avversarie rigori nettissimi, si possa pensare a una promozione. Ascolta il piano Gravina, scandaloso. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace al video. Attiva la campanella per essere aggiornato per primo. È gratis. Il mondo del calcio italiano è recentemente stato scosso da una serie di decisioni arbitrali che hanno sollevato interrogativi e controversie. Al centro del dibattito la figura di Gianluca Rocchi, ex arbitro di calcio e attuale candidato alla presidenza dell'Associazione Italiana Arbitri, AIA, come scritto da Calcio e Finanza, in seguito all'annuncio che l'attuale presidente non si ricandiderà. Le discussioni si accendono in particolare sulle decisioni legate all'uso del VAR in Serie A. Come abbiamo visto, ci sono stati episodi scandalosi a favore dell'Inter, tra cui l'assegnazione di 6 rigori nelle prime 12 partite della stagione, pochissime ammonizioni e costanti torti alle squadre contro la quale ha giocato. La candidatura di Rocchi ha messo in luce il progetto per favorire l'Inter, non solo attraverso la gestione delle ammonizioni e delle penalizzazioni a squadre rivali, come la Juventus, che è stata penalizzata in termini di rigori non concessi e gol annullati, ma anche ai piani alti. Già con Gravina a capo della FIGCE e con Ceferin e Infantino, ognuno dei quali fa la propria parte per salvare l'Inter. In questo contesto, la promozione di Rocchi a capo dell'AIA è vista quindi come un ulteriore passo in questa direzione. Cosa ne pensate di questa candidatura? È tutto normale o c'è davvero un progetto per penalizzare la Juventus e avvantaggiare l'Inter? Scrivilo nei commenti e facci sapere cosa ne pensi.